La volta scorsa, cioè, si usciva da una prestazione short per una prestazione. Vi ringrazio a nome di tutto il Partito Democratico di Aversa, ringrazio gli amministratori presenti, i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori, i segretari di circolo che stamattina sono presenti qui perché hanno sentito giustamente l'esigenza di confrontarci su un tema fondamentale per la crescita del partito, del territorio in provincia di Caserta, che è quella delle elezioni. Le elezioni del 4 marzo. Allora io, il mio intervento sarà brevissimo come potete immaginare perché abbiamo iniziato un pochino in ritardo a causa di una serie di circostanze legate alle candidature proprio romane, firme e tempistiche varie. Come dicevo sono onorato di avervi qui, tutti presenti e partire, diciamo, dare questo impulso propulsivo alla campagna elettorale partendo proprio dalla città di Aversa, non perché Aversa rappresenti qualcosa in più rispetto agli altri comuni del collegio, ma semplicemente perché a quanto pare, insomma, Aversa da tempo sta cercando di porsi con una maturità politica come collante tra le varie sensibilità di questo partito, e questa è una cosa che onestamente mi riempie di orgoglio e di gioia. Per quanto riguarda le candidature, come ben avete potuto apprendere dai social, dai giornali, dice, più o meno credo a questo punto, non penso sia definitivo in questo momento, si è delineato questo quadro che vede protagonisti, lo dicevo prima per scherzo a qualcuno, parecchi nostri iscritti, nel senso io penso che ad oggi sono il segretario con più candidati iscritti nel proprio circolo d'Italia, sì, sicuramente. Ci troviamo a combattere questo populismo dilagante, questa onda del dissenso cavalcata dal Movimento 5 Stelle, i nostalgici di Forza Italia che stanno prendendo piede su tutto lo scenario nazionale, quindi la campagna elettorale, come possiamo immaginare, non è delle più semplici. Dal mio punto di vista sono contentissimo della candidatura di Anna Maria della Provitola sul collegio uninominale. Io sono molto legato all'uninominale perché, per quanto mi riguarda, a parte il fatto che c'è un legame affettivo a questo tipo di campagna elettorale, quindi lo dico anche con la voce rotta, l'uninominale avvicina il candidato all'elettorato. Io, sapete, insomma, in qualità di presidente del partito, innanzitutto voglio dare a tutti il benvenuto e ringraziarvi di essere qui per, diciamo, iniziare questa dura campagna elettorale. Io sono, come sapete tutti, è stata, insomma, è stato un periodo non facile, insomma, complicato, perché si è cercato di mettere insieme appunto la militanza e la professionalità e tutto quello che si poteva mettere in campo per appunto avere, insomma, un risultato positivo. Io credo che i candidati, insomma, siano all'altezza della situazione, abbiamo tutti nomi importanti, a partire appunto dall'europarlamentare Nicola Caputo, che come tutti sapete ha fatto un percorso brillante fino adesso, insomma, all'Europarlamento, è stato praticamente l'europarlamentare più, come dire, più attivo di Bruxelles, come tutti sapete. C'è Stefano Graziano, presidente regionale del partito e consigliere regionale, che ha prodotto in questi due anni tantissimo, e chi più di me può dirlo, in quanto, insomma, ho dato un contributo attivo, insomma, ai progetti, quindi ho fatto parte proprio dei progetti, e quindi so benissimo quanto ha profuso, insomma, in questo tempo, a partire dalla problematica delle scuole, insomma, e quant'altro. C'è poi la candidatura di Camilla Sgambato, insomma, che è, diciamo, samaritana, però sempre è stata vicina alla nostra comunità, al nostro comune, al nostro circolo, sempre è stata presente, quindi noi siamo felicissimi che sia stata appunto candidata nel nostro collegio. C'è poi all'uninominale, c'è un'amica, insomma, Anna Maria della Provitola, sindaco di Carinaro,
Questo credo che sia un bel messaggio, innanzitutto perché anche le donne possano, insomma, come dire, dare il loro contributo, perché rimettersi a disposizione del partito, però anche come agro aversano, perché purtroppo l'agro aversano è sempre stato un po' penalizzato. Innanzitutto mi presento per chi non mi conosce. Sono Anna Maria Della Provitola, sindaco di Carinaro. Ho l'onore e il privilegio di rappresentare questa comunità, la quale vi porge i più cordiali saluti e ringraziamenti a voi tutti e al Circolo del PD di Aversa e al partito, al PD. Sono qui a rappresentarla ed è inutile dirvi che la mia voce è rotta dall'emozione, perché la mia persona, la mia città è stata investita da un incarico prestigiosissimo. Non si pensava a tanto, né io ho pensato a tanto quando istintivamente contattata dai miei colleghi, dai miei cari colleghi sindaci che sono qui seduti in prima fila, qualcuno manca ma sono tutti molto cari, mi hanno chiamato, mi hanno detto: Anna Maria, è tempo di lavorare insieme, di porre in essere un documento, di far sentire la nostra voce, di dare voce ai nostri territori. Bisogna mettere su un documento, presentarci a Roma e chiedere al nostro partito di dare rappresentanza ai nostri territori. Non importa chi di noi andrà a rappresentarci, ciò che conta è che saremo noi sindaci radicati sul territorio a portare la voce dei nostri concittadini a Roma. Io non ho esitato un attimo, ho lasciato tutto, li ho raggiunti, abbiamo messo su questo documento, controfirmato, insomma, con piena passione politica che ci contraddistingue, e lo abbiamo inviato con qualche disponibilità da parte di qualche collega. Non c'è stata alcuna esitazione, abbiamo detto: siamo tutti uniti, andiamo avanti. Dopodiché ieri mattina sono stata raggiunta da una telefonata la quale mi annunciava la candidatura, la prestigiosa candidatura nel collegio uninominale di Aversa. Io ne sono onorata, la mia città ne è onorata, i miei compagni di agro in amministrazione. Il circolo di cui faccio parte, al quale sono iscritta da innumerevoli anni, ne siamo tutti onorati. E siamo pronti qui a portare avanti questa battaglia, a fare questa campagna elettorale. Ne abbiamo fatte tante, ma questa è qualcosa di particolare per tutta una serie infinita di motivi politici, tecnici e passionali. Io sono pronta a farla e mi sono chiesta quando ieri, insomma, nel grande entusiasmo che ha coinvolto la mia famiglia, i miei compagni amministratori, il circolo, i cittadini, tutti, la base, insomma, mi sono chiesta e ho chiesto a loro, dico: ma ne siamo felici, che cosa porteremo a Roma, quale sarà la nostra idea? E mi hanno detto senza alcuna esitazione: sindaco, devi portare il tuo bagaglio, quello che fai tutti i giorni per noi e sul nostro territorio, ascolto, attenzione, spiccato spirito di servizio e lavorare per la risoluzione dei problemi. E questo è il mio bagaglio, e questo quello che offro a tutti quanti voi, ed è solo su questo che so lavorare: onestà, lealtà e qualche competenza acquisita sul territorio. Ho l'onore di ricoprire l'ufficio di sindaco da 4 anni, ho affrontato tante sfide, ho fatto una importante campagna elettorale e ho acquisito diverse competenze, ma non vi nascondo che studio sempre insieme ai miei colleghi, studierò ancora di più per essere all'altezza del compito e della situazione. Sono pronta a lavorare insieme a tutti i miei compagni, ma è inutile dire che quello che, ferma restando un po' di trepidazione, quello che mi fa sentire sicura
dell'essere in viaggio, e con Francesco l'ha definito Claudemain, io lo definisco un grande dinosauro nel senso più sintatico dell'accezione più meravigliosa del termine, nel senso di veramente un gigante. E quindi sono orgogliosa di fare questo percorso con, oltre a tutti i miei colleghi sindaci, con Nicola, con Stefano, con Camilla, con Elena e con tutti quanti voi. Sono qui a vostra totale disposizione. Il mio ringraziamento va nell'immediato, oltre che a tutti quanti voi, ai 10 o 11 colleghi sindaci, agli innumerevoli amministratori del PD che hanno con me tutti quanti insieme sottoscritto questo documento per avere questa rappresentanza prestigiosa. Li ringrazio tutti, lavorerò con loro, darò ascolto, sarò la loro voce, sarò la vostra voce. Grazie, non voglio rubare altro tempo. Ritornatemi a vostra totale disposizione. Sono convinta che questa battaglia la possiamo vincere. Non ho paura della Lega, non ho paura dei 5 Stelle, non ho stima di questo messaggio politico. Lavorerò e convincerò tutti quanti che bisogna stare dalla parte di chi sa governare, di chi ha le competenze per governare, dalla parte di chi ha l'onestà e che lo ha ampiamente dimostrato. E per quanto mi piace, queste competenze non è per partito preso, perché insomma sarebbe anche un po' banale, non è per partito preso, ma io sono convinta ed è, come dire, il mio percorso politico che mi contraddistingue. Io realmente credo che il mio partito, il nostro partito, il PD, sia l'unico a poter fare la differenza in campo, in Italia, in Europa e soprattutto nei nostri territori. Viva il PD, viva Nicola Caputo. Buongiorno a tutti, è bellissimo vedere Anna Maria emozionarsi. La politica è questa, la vera politica è quando, diciamo, riusciamo ancora ad emozionarci per rappresentare, diciamo, i nostri territori. Io sono particolarmente orgoglioso di essere qui e di partire da questa sede. Di fatto la campagna elettorale insieme a Elena, insieme a i sindaci, tutti voi, per essere qui e per darci il giusto supporto in questo avvio di campagna elettorale. Una campagna elettorale molto complicata, molto difficile, non a caso abbiamo messo in campo probabilmente la migliore squadra che potesse esserci, cioè tutti, cioè siamo tutti in campo per cercare di portare a casa un risultato che fino a ieri era improbabile. Io penso che da oggi possiamo iniziare a dire che è certo, che sono convinto che in questo collegio senatoriale, in questo collegio camerale soprattutto, e anche in qualche altro collegio camerale, abbiamo tutte le possibilità per giocarci la partita alla pari. Noi dobbiamo poi invertire la tendenza. Per la prima volta questo partito è compatto sui propri rappresentanti, ha individuato dei candidati adeguati per del territorio, forse uno dei migliori sindaci che abbiamo, sicuramente diciamo, l'espressione femminile tra le migliori che abbiamo in questa provincia e non solo. Abbiamo tutte le caratteristiche per confrontarci con i populisti e con le destre, con le nostre competenze. Ormai ci conosciamo tutti, abbiamo anche una forte, tutti quanti abbiamo un forte radicamento territoriale, adesso dobbiamo però fare squadra. Io direi che innanzitutto ringraziando anche Francesco, che è stato il più sollecito diciamo, ad organizzare questa riunione, avviando proprio da Aversa e ponendo Aversa al centro del nostro programma proprio di aggressione dei nostri territori, che Aversa deve riconquistare quel ruolo fondamentale che le spetta. È una città che per troppo tempo è stata abbandonata a se stessa. Quindi io sono orgoglioso di essere candidato al Senato. Quando Matteo Renzi mi ha chiamato e mi ha chiesto questa
questa disponibilità, io ho detto, ho risposto semplicemente disponi di me, senza condizioni e senza problemi, perché penso che chi ha la fortuna di militare in questo partito deve anche sapersi assumere responsabilità al momento opportuno. Come sapete, io non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità e sono convinto che questa volta daremo una vera lezione a chi diciamo, indica questo partito e i suoi rappresentanti come ormai marginali nello scenario politico. Noi abbiamo tutte le carte in regola per vincere, ma per vincere noi, questo è un gruppo dirigente dell'Agro Aversano, sono segretari di CICO, i rappresentanti dei giovani, saluto Florenzano, grande a quale dobbiamo, io voglio fare una precisazione, perché io penso che un altro segnale, l'unico segnale che forse manca, è mancato in questa squadra che abbiamo messo in campo, è probabilmente un segnale ai giovani di questa regione. Però penso che anche la disponibilità a fare un passo indietro è un grande senso di responsabilità di una classe dirigente che sta crescendo, che deve diciamo, ulteriormente ovviamente maturare per meglio rappresentarci nelle istituzioni, ma siamo pronti anche per il futuro. Quindi grazie per tutto quello che hai fatto, per la tua disponibilità, ma ora tutti quanti insieme, braccio a braccio, e davvero cerchiamo di ribaltare anche questa diciamo, condizione negativa di partenza, perché tutti quanti, anche qui fuori, dice certo ti sei caricato una bella patata bollente. Guardate, non è affatto così. Io da quando ho dato la mia disponibilità ho ricevuto centinaia di telefonate di persone comuni, professionisti, sindaci, amministratori che mi incitavano, anche quelli presenti, okay? Che mi incitavano ad andare avanti perché vogliono giocarsi questa partita col cuore. Perché c'è la possibilità di farlo. Dei temi di questa provincia parleremo nelle prossime volte, organizzeremo probabilmente un grande evento, probabilmente la settimana, già dalla prossima settimana, insieme anche a Stefano e a Camilla, che sono due candidati attualmente, viste cambiano ogni minuto qua, attualmente al secondo posto, ma sono ovviamente entrambi sicuramente eletti alla Camera e al Senato, e saranno ancora di più con maggiore chance eletti se ovviamente tutti quanti ci rafforziamo e sui territori diciamo, diamo la dimostrazione. Per la prima volta, penso, e questo di Rosatellum forse è tra i tanti demeriti, anche un merito, quello di aver messo a posto le questioni in provincia di Caserta. Cioè non ci sono più questioni politiche all'interno del Partito Democratico, siamo tutti a correre nella stessa direzione, tutti per uno e uno per tutti. Forza, andiamo avanti. È evidente che noi oggi, oltre ad aver messo la migliore squadra di andare in campo, abbiamo fatto qualcosa in più. E l'abbiamo fatto andando anche oltre quello che erano stati i percorsi che questo partito ha messo in campo negli ultimi anni. Cioè noi oggi abbiamo deciso effettivamente di fare squadra. Cioè oggi possiamo affermare che nasce un vero Partito Democratico Unito. Nasce perché? Perché le condizioni, perché la lista ci ha portato a giocarci la vera partita, che è quella che diceva Marcello, cioè quella del governo di questo territorio, quella del governo della nazione. Quindi, oltre i distaccati delle componenti, oltre i problemi che hanno contraddistinto questa terra e questa provincia, oggi siamo tutti in campo per portare a provare tutto.